I carabinieri delle compagnie altovicentine di Ischia e Thiene si apprestano a chiudere i rispettivi fascicoli dell'indagine relativi al ritrovamento del cadavere di una donna avvenuto all'alba di domenica scorsa vicino a Ponte Pilo sul torrente Astico, riguardo la scomparsa di una sessantenne di Marano Vicentino risalente all'autunno, la cui denuncia risaliva allo scorso fine novembre, presentata dai familiari all'indomani della sparizione, in un periodo giudicato da subito compatibile con lo stato del corpo notato sull'argine da un pescatore di Due Ville nel giorno della riapertura della stagione della pesca. A compiere un gesto estremo, ormai ogni dubbio residuo è stato rimosso da parte delle autorità sulla base di vari elementi, una donna vicentina che soffriva per una forte depressione e che aveva già esternato dei propositi suicidi. A confermare questa dinamica il rinvenimento dell'auto di proprietà della vittima già nelle ore successive al recupero del corpo. Il veicolo era stato lasciato in un parcheggio poco lontano dal viadotto Sant'Agata, più a valle di circa 300 metri rispetto alla sacca, dove la salma in decomposizione è stata recuperata domenica. Un ponte stradale tra i comuni di Piovene Rocchette e Cogollo del Cengio, già teatro tristemente in passato di analoghi gesti di autolesionismo. All'interno della vettura un biglietto autografato con spiegate le ragioni e la volontà di togliersi la vita. Il testo rimane a conoscenza solo dei familiari. Tutti gli elementi, unitamente al fatto che nell'Alto Vicentino risultava una sola denuncia di scomparsa volontaria pendente in mesi recenti, avevano fatto convergere le indagini verso Marano Vicentino. L'età approssimativa, il sesso, il periodo combaciavano, ma in questi casi rimane necessario un avallo sul piano scientifico. Sulla questione nei giorni seguenti è stato mantenuto il più stretto riservo, in particolare riguardo l'identità della persona ritrovata sull'astico, in considerazione della sofferenza dei familiari. A chiudere definitivamente il cerchio, nelle scorse ore, l'esito dell'autopsia effettuata dal medico necroscopo sul corpo, in particolare i rilievi sull'impianto dentale. Per circa 3 mesi e mezzo il cadavere è presumibilmente rimasto sull'argine in una zona isolata, anche per chi di sicuro ha passeggiato sulla strada che costeggia il torrente sull'altra riva. In pratica solo un pescatore poteva spingersi fino a lì attraversando il letto e scorgere la sagoma misteriosa.